attacco su Roma, alma madre della cristianità e della civiltà del mondo, sferrato dagli angloamericani. A successive ondate i Liberator si avvicendano sulla città eterna, che oggi si trova puressa in prima linea accanto alle altre città d'Italia martoriate. Osservate queste visioni riprese dai nostri operatori durante il bombardamento. Della Regina si vedono i primi segni del bombardamento nemico e i danni alla città universitaria. La clinica medica, l'istituto di sanità pubblica, le cliniche ortopedica, psichiatrica e pediatrica, l'istituto Regina Elena, il centro rieducazione mutilati sono stati più o meno gravemente danneggiati. Colpite sono nei quartieri Tiburtino, Prenestino e San Lorenzo. Le bombe hanno centrato la zona più antica dello storico cimitero del Verano, sradicando alberi, devastando tombe, croci e statue. Anche il sepolcreto della famiglia del pontefice è stato danneggiato. Così appariva, prima del bombardamento, l'insigne basilica di San Lorenzo, uno dei più antichi templi della fede e dell'arte cristiana, nella quale è sepolto il sommo pontefice Pio IX. Colpendo questa basilica costruita nel IV secolo, ricca di pregevolissime opere e di magnifici mosaici, è andato distrutto uno dei più rari e preziosi gioielli dell'antica architettura cristiana. Ecco cosa ne resta dopo il bombardamento. Papa Pio XII tra le macerie della Basilica, durante la sua visita alla devastata zona del Tiburtino. Sua Altezza Reale la Principessa Ereditaria Maria di Piemonte visita ancora una volta il quartiere San Lorenzo. Di Piemonte si è compiaciuta di ascoltare le persone che ha incontrato lungo le vie ed ha lasciato una magnifica offerta per i più bisognosi. Solidarietà regale ai sinistrati.